Per gli appassionati dell'intelligenza artificiale mi è arrivato questo libro, Cuori criptati 2. Esiste anche l'uno, chiaramente, potrete trovare sia l'uno che il 2 su Amazon in self-publishing. E cosa dire? Allora, questo è un libro d'avventura, d'azione, un thrillerone, c'è suspense, c'è amore, c'è famiglia, tutto, c'è un po' tutto. È diciamo un esperimento, diciamo, di Valerio Lascalia, che è veramente una persona piena di interessi e di passioni. Mi ha spiegato che aveva questo sogno nel cassetto. Poi lui è una persona molto tecnologica, molto curiosa, fa tante cose, appunto, come ho detto, tanti hobby, eccetera. Mi ha spiegato che ha usato l'intelligenza artificiale per scrivere appunto questi due libri, ma ha cercato di mettere tanto di se stesso in ogni capitolo, in ogni pagina, cercando proprio di essere lui il pilota, diciamo, di questo libro, quindi attraverso le sue idee, il suo ingegno, eccetera. Muovere l'intelligenza artificiale affinché accontentasse i suoi desideri di trama, di colpi di scena, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, anche solo per curiosità, io non vedo l'ora di leggerli. Per magari farvi capire meglio, il mondo è un intricato labirinto di illusioni e noi siamo coloro che lo esplorano alla ricerca di verità e giustizia. Valerio Lascalia ci dice che in questo seguito verrete catapultati in una vertiginosa corsa contro il tempo, tra tecnologia avanzata, segreti oscuri e alleanze inaspettate. È un viaggio denso di suspense, azione e mistero che spero vi coinvolga tanto quanto è stato appassionante per me scriverlo. In questa nuova avventura ho cercato di mettere in risalto dinamiche intense e imprevedibili. Ho guidato i personaggi attraverso scelte difficili, rivelazioni sorprendenti e un intreccio intricato di eventi. La sottile linea che separa la redenzione dalla cospirazione è stata il fulcro su cui ho costruito questa storia, creando un mondo di enigmi e ambiguità in cui i personaggi si trovano a fronteggiare dilemmi, tradimenti e rivelazioni che cambieranno il corso delle loro vite. Zanzà.